Benvenuti in questo nuovo video che oggi inizia non dalla macchina, strano a dirsi, ma andremo a finire comunque in macchina perché stiamo per uscire e andiamo a cena a casa dei parenti del marito di Simonetta. Per voi i riferimenti temporali non vorranno dire niente perché vedrete questo video dopo un mese, secondo me almeno, forse se siamo fortunati un po' prima. Comunque oggi è l'ultimo giorno dell'anno, quindi buona fine e buon inizio, ve lo dico in ritardo, però non fa niente. E come l'altra volta ho preparato altri sfizietti fritti da portare, ve li faccio vedere. E oggi è anche il compleanno di mio marito. Questa informazione che sarà assolutamente criptica per alcuni, vediamo se qualchedun altro, pensando al fatto che oggi sarebbe il 31 dicembre, si riesce ad interpretarla. Vediamo se qualcuno di voi riesce ad interpretare questa cosa oppure no. Comunque, bando alle ciance, io vorrei veramente dormire, ragazzi, io non so, oggi vorrei dormire, oggi cioè, sono proprio brutta, anche come un rospo, in genere l'ultimo giorno dell'anno uno deve essere bello, deve essere tutto preparato, deve essere tutto... Ah! Invece io sono più rospa degli altri giorni, non so per quale motivo, veramente sarei rimasta a letto tutto il giorno oggi. Lo ammetto, io stamattina sarei voluta restare a letto proprio a tempo indefinito, invece sono dovuta andare a preparare tutte quelle cosine, ma vediamole. Ho una curiosità, prima che mi dimentichi, io prima sono uscita, sono andata un attimo al supermercato perché mi servivano delle cose e le dovevo comprare. E ho trovato una cosa che mi sono detta, no, devo fare la foto, infatti l'ho fatta, ed è questa cosa, la cioccolata dell'Angelica, che è arricchita con centella e zinco per far del bene alla memoria e alle funzioni cognitive. Compreggiato, cacao, bla bla bla, bio, bla 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 bla, piacere senza rimorsi. Cioè ragazzi, ma se le stanno inventando veramente tutte? Cioè l'Angelica adesso fa la cioccolata che fa bene alla memoria e alle funzioni cognitive? Saziatevi con lo sguardo, ma non guardate troppo perché altrimenti ingrasserete. Ho fatto da portare a cena fuori oggi gli arancini o arancine, questa volta li ho fatti col sugo, l'ultima volta li avevo fatti coi friarielli, i croquet, che hanno una forma un po' bruttina, sono un po' bruttini, però dovrebbero essere buoni, sono fatti con patate, lenticchie, dentro c'è anche il cotechino per celebrare la fine e l'inizio dell'anno, anche se come al solito voi questo video lo vedrete estremamente fuori tempo, quindi un mese dopo, però oggi è 31 dicembre. Frittatine di pasta, queste dovrebbero essere quelle normali, e frittatine di pasta e patate. E queste saranno le cose che porteremo stasera a casa dei genitori del marito di Simonetta, dove andremo a cena. Ciao a tutti e rieccoci dalla nostra macchina, ovvero sia il nostro ufficio vlog di questi ultimi giorni, ma come vi ho già detto soltanto per un altro brevissimo periodo, forse chissà se ne vedrete ancora dalla macchina oppure no. Noi ci siamo messe in moto e andiamo a cena fuori, andiamo a casa dei genitori del marito di Simonetta, come al solito, a trascorrere la festa. E c'è una persona ferma. Cioè io sono aspettare questo che deve parlare, giustamente. Brunella, no? Comincia a ingrifarsi come al solito in macchina. C'era tipo una persona ferma in macchina in mezzo alla strada che chiacchierava. Ma voi dovete sapere che noi ora, cioè oggi è Capodanno, non è Capodanno, il Capodanno è il primo, oggi è l'ultimo dell'anno, è la vigilia, è il 31, è presto, saranno le 4, e però la gente per strada già comincia a fare cose strane, perché già abbiamo trovato delle persone che non ci stanno molto con la testa, saranno avvinazzate? Oddio che bello, c'era una specie di camperino, di mini coso che faceva i dolci. Comunque, non sappiamo se perché le persone sono già avvinazzate, sono già vivaci perché aspettano con ansia la fine di quest'anno, ma comunque, così è, le persone per la strada sono già un po' strane. Comunque, prima stavo facendo una riflessione, no? Tipo, mi è venuta voglia di rigiocare un attimo a Super Mario, quello degli anni 90, fine anni 80, in realtà, ci deve andare dritto. E praticamente quando Mario finiva i livelli, prima di arrivare all'ultimo livello, no, ammazzava il mostro che in realtà era un funghetto, e poi gli usciva il personaggio che gli diceva: grazie Mario, ma la tua principessa è in un altro castello. Che è un po', se vogliamo, il paradigma magari dell'anno, no? È stato comunque bello e ci sono state cose, diciamo,
Non lo so, vabbè, vai, sì, è un pensiero. Però la principessa non era in questo castello alla fine, no, è stato un bell'anno, però non c'era la principessa proprio. Ma poi chissà se c'è la principessa davvero in un castello o se sta principessa alla fine dell'anno noi non la vediamo mai. Non si sa. Tra l'altro quest'anno finisce con un tempo che qua è veramente britannico. Oggi proprio sì. Oggi sì, oggi è proprio neanche della solita sfumatura di grigiume italiano quando piove. Ma è proprio britannico, proprio quella sfumatura di grigio che di solito abbiamo a Londra. Il cielo non c'è proprio. È biancastro il cielo, quindi insomma finiamo proprio con un clima britannico, non che la cosa mi dispiaccia, devo dirvi. Anche se io oggi sarei voluta rimanere a letto veramente un sacco di tempo. Poi mi sono dovuta, cioè non mi sono neanche alzata presto in realtà, però ho dovuto preparare quegli sfizi, quelle cose che ho fatto da portare. Sarei rimasta a letto tipo fino alle 3 del pomeriggio tranquillamente oggi, perché un poco il clima, un poco il ciclo, si può dire il ciclo, sì, si può dire, un po' insomma varie cose, anche il fatto che questa vacanza sta arrivando alla fine, io non ho voglia che questa vacanza finisca. Sarei rimasta a dormire, sarei rimasta lì bella bella con un libro in mano nel mio lettino. Siamo tornati nel buio perché siamo in galleria, vabbè, ormai non ci fate neanche più caso perché sapete che noi e il buio andiamo di pari passo. Ma comunque sbuchiamo di nuovo nella luce. Ma lo vedi? Ma pure nella macchina fotografica la sfumatura di colore bianca, è proprio sul bianco. C'è quel giallo. Mamma mia, italiano. Proprio clima britannico. Tra l'altro, altra cosa, vabbè, insomma, sti vlog sono sempre ragazzi, chiacchiere leggere, non vogliono dire niente, sono abbiamo capito dal primo. Dal primo, ma guarda che smog, porca paletta, è smog secondo te? O è morte? Incipiente. Non lo so, c'è una strana cappa davanti a noi, cioè veramente. Ce lo respiriamo noi quello, eh? Stavo dicendo una brutta parola, ma... Caspita, c'è una nube tossica che sarà smog, sarà nebbia, sarà la fine del mondo, sarà strano. Sembra proprio una scena comunque Silent Hill. Oggi c'è una vibe Silent Hill. Quindi andiamo, non troppo, perché se no rimarremo là. Vabbè dai, che potrà mai essere? Insomma, come siete fin di nebbia in questa... Che gioia. Siete del sud, non ho mai dovuto utilizzare. Però lo sapete che noi qua non abbiamo mai dovuto utilizzare in macchina i fendinebbia. Che poi non è vero, perché pure qua c'è nebbia. Ah, non stanno là, non so dove sono. Però... Vabbè, nebbia, eri, cioè alle 3 del mattino forse. Però noi non siamo mai uscite in quegli orari proprio da nebbia in zone di nebbia, quindi... Noi e la macchina con la nebbia non è che abbiamo mai legato più di tanto. Comunque io mi interrompo sempre, stavo dicendo, vabbè, ormai... A questi vlog non ci fate caso, sono solo di chiacchiere. Io ho sempre un po' il timore che qualcuno dica: ma beh, ma perché pubblichi questi video dove ci state per 3 ore voi in macchina che parlate del niente? Beh, un poco è quello che i vlog teoricamente sono sempre, no? No? Secondo te? Non è che... Brunella, non ti vedo molto convinta. Sì, no, sto guidando, sto, e tra poco mi viene addosso. Mamma. Però dai, è per intrattenersi, alla fine se uno non li vuole guardare non li guarda, li skippa tranquillamente, non succede niente. Però è stato divertente girare in questo periodo questi video così dalla macchina. E onestamente a questo punto fateci anche sapere se magari volete continuare a vedere. No, come non lo so, Alberto Angela che sta cercando di... Bello, mia, è naturale, ma che devo fare? Mi viene da mi viene naturale, non lo so. Oh, ma Brunella, ma pure la mia inclinazione di voce. Oddio, guarda questi. Un'altra volta, vabbè. Ragazzi, a uscire con la macchina, comunque andare in giro, quando il clima è così strano alla Silent Hill ed è l'ultimo dell'anno e la gente ha cominciato a bere la stamattina alle 3. No, è bellissimo. Stiamo sempre entrando, sempre di più. Io spengo l'aria, anche qua moriremo. No, ragazzi, ma secondo voi questa cosa l'avete vista? Cioè, questo clima, lo vedete? Questo biancore. Comunque ragazzi, non lo so, veramente, è il clima, noi stiamo dicendo delle cose malvagie, ma in realtà questo potrebbe, no, secondo me, no, se noi stiamo andando, no, ragazzi, nella... sta bruciando qualcosa, perché si sente anche un odore. Vesuvio! No! Ora boom e vedono una cosa rossa lì. Abbiamo terremoti, quindi dovremmo essere... No ragazzi, comunque c'è, cioè, veramente strano. Ma dove sta bruciando quello?
Ma non può essere che sta bruciando da 14 chilometri, no? Qualcuno sicuro starà bruciando il legno, starà bruciando l'erba, starà bruciando qualcosa. Però secondo me è proprio nebbiosino, è proprio nebbiosetto. Comunque ragazzi, Trump che ironizza sul fatto che ci sia riscaldamento globale e che non sia vero che c'è stato il cambiamento climatico, è proprio... Trump è un coglione. Lo posso? Ah, l'ha detto lei per me. Cioè è proprio quello. Trump, non lo so, guardate ragazzi, cioè... Veramente quest'anno tutti quanti stanno a dire che abbiamo visto dal punto di vista climatico delle cose strane, quindi anche, cioè, questo tipico discorso da fine dell'anno, che cosa è successo nel 2017, ecco, cioè è successo anche questo, sono successe queste cose. La principessa è in un altro castello, ragazzi, la principessa è assolutamente in un altro castello. Siamo arrivate e non potevo evitare di farvi vedere il completino superstellare di mia nipote, guardate, con tutte... le stelline e anche le scarpette super 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 belline. È troppo ciullina. Shhh, siamo nel bagno e c'è la sorella invisibile che si sta truccando. Mi ha fatto sbagliare col rossetto. Aiuto, aiuto, mi ha fatto sbagliare col rossetto. No, 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 no. Fai vedere il rossetto. No. Il rossetto, mica te. No, mi ha fatto che sbagliare, rossetto ragazzo. È? Non si dice, ti stanno dicendo tutti quanti le parolacce, questo rossetto e non che è quello della Maybelline, che praticamente tutti quanti è di Brunella, tutti quanti glielo rubano. Basta. Perché questo rossetto è troppo bello. E Simonetta, la sorella invisibile, se lo sta mettendo. E invece guardate l'outfit di Brunella. I pantaloni sono troppo belli, dove li hai comprati? Piazza Italia. Piazza Italia. Ah, grazie. Se ne vai soldi. No, Piazza Italia. Che avevi fatto. Costa, costavano pure troppo per essere Piazza Italia, secondo me, sì. Però. La maglietta invece? Primark. La maglietta è Primark, i choker, no, le collanine, vabbè, cose varie. Non lo so. E le scarpe sono di Dr. Martens. E Simonetta è scappata. E le calze dietro. Ah, e le calze, vabbè, sono quelle anni 50 con la linea dietro. E il rossetto. E Simonetta è scappata col rossetto. Andiamo a prendere il rossetto da Simonetta. Simonetta è la sorella con le gonne. Mentre noi siamo le sorelle coi pantaloni. No, Brunella è metà e metà. Io sono la sorella coi pantaloni e Simonetta è la sorella con la gonna. Abbiamo provato a piegare con Brunella i tovaglioli questa volta. Non mi ricordo se l'altra volta ve l'avevo fatto vedere. Che avevamo provato a mettere i tovaglioli a forma di albero di Natale. Questa volta abbiamo provato a farli a forma di rosa. Rosa di Versailles. No, di rosa e basta. Però... aspettate, aspetta, metti a fuoco. Secondo voi sono rose... o non sono rose o sono cavoli? Le mie sono migliori. Alcune sono rose e alcune sono cavoli. Quelle magari sono rose. No, non è vero. Tutto ciò devo dire che da queste parti ci sono un sacco di fuochi artificiali, un sacco di gente che fa bottiche. Normalmente da noi no, non li fanno così tanto. Qua invece fanno un sacco di bottiche. Buongiorno, ben ritrovati nel primo giorno dell'anno, che per voi sarà un giorno imprecisato dell'anno, ripeto sempre le stesse cose, come sono divertente. Ricominciamo a mangiare? Nel senso che tra poco dobbiamo andare di nuovo a pranzo. Parliamone. Non ce la posso fare. Intanto c'è gente che ancora fa scoppiare petardini e cose del genere in giro. Comunque, ragazzi, io non ce la posso fare. Penso veramente di essere ingrassata in una settimana, specialmente in quest'ultima settimana, tipo 10 kg. Mi sento gonfia, ho proprio la pancia enorme. Non ce la faccio a mangiare anche oggi. E sarà, penso, veramente l'ultimo giorno di indulgenza. Magari forse ci scapperà una pizza fuori prima di tornare in Inghilterra, però questo è proprio l'ultimo giorno dell'indulgenza, perché poi... veramente siamo, non lo so, a un punto in cui mi sento proprio di scoppiare, non ce la faccio più. Comunque, vabbè, mi stavo guardando intorno e per cominciare questo nuovo anno ho trovato qualcosa di vecchio. Voi ve li ricordate questi? Praticamente queste erano le versioni, per esempio, dei classici greci con la traduzione che io... usavo a scuola, ma non ero soltanto io, perché praticamente gli stessi libri con le stesse copertine, le stesse cose, li aveva anche mia madre. E quindi mi stavo chiedendo, ma questi qua, qualcuno che fa il classico, li vede ancora in giro? Esistono ancora? E poi, alcuni di questi li ho comprati proprio io quando andavo a scuola. Prima sono andata per curiosità a guardare l'anno di stampa, per esempio quello di questo qui
È il 77, se non mi sbaglio, un altro era l'81. Io li ho comprati negli anni 90, in realtà, questi volumetti qua. E quindi non lo so, forse erano già vecchi quando li compravo io, erano delle rimanenze, non lo so, mi sono fatta questa domanda da inizio dell'anno pensando a una cosa vecchia invece di pensare alle cose nuove. Li avevo solo io, li ho incontrati solo io questi libri, li andavo a comprare in una libreria dove avevano roba estremamente vecchia, non lo so. Fatemi sapere se esiste ancora questa roba qui, della società Dante Alighieri. Società editrice Dante Alighieri, lirici greci, classici, raccolta di autori latini e greci, eccetera, eccetera. Che memorie. Mamma mia, quanto tempo è passato. Comunque, è venuto davvero il tempo di andare a mangiare di nuovo. Io non ce la faccio, ora mi preparo. E concludo qua il vlog. Là dietro di me c'è Brunella che forse passerà, non si sa. Andare, andare. Dobbiamo andare, vabbè, mi vado a preparare. Allora, concludo qua il vlog. Buon anno! Tu ti sei gonfiata, sei diventata un'enorme palla, no, oppure no? No, mi sono pesata e non ho, ho preso un chilo. Ma non è possibile, perché io mi sento un gonfiore gigantesco. Io mi sento gonfia, ma ho preso un chilo. Non è possibile, ti odio. Ora andrò tipo al supermercato, oggi no perché sono chiusi, a comprare tutte le tisane. Non mi viene la parola, tisana che ti fa come un palloncino che fa... ti svuota. Vabbè. Ciao. Ciao.